Amici di Saper Fare, ciao a tutti e benvenuti in un altro video. Oggi faremo una cosa diversa, diciamo, rispetto al solito. Ho una confezione di un pacco di patatine, non mi interessa fare nemmeno la pubblicità, e del filo. Ma cosa possiamo fare con queste due cose? Possiamo realizzare ovviamente non solo un tipo di antenna, parliamo di antenne appunto, ma di solito fanno vedere su YouTube l'antenna per il wifi. Ebbene no, questa volta faremo un'antenna per il digitale terrestre, un qualcosa di completamente diverso. Andiamo a vedere come si fa. Allora, prendiamo ovviamente il nostro tubo delle patatine. Dobbiamo considerare che questa è la parte dove c'è, diciamo così, il riflettore che andremo a realizzare, e quindi misureremo 5 centimetri e faremo il taglio di questo contenitore. Quindi misuriamo i 5 centimetri. Una volta fatto la misura dei 5 cm, andiamo a tagliare. Ok, allora andiamo a tagliare il nostro tubo. Allora, una volta che abbiamo tagliato questo che ci interessa principalmente, dobbiamo praticare un foro centrale, quindi nel centro di questo pezzo tagliato, e andremo a mettere un connettore femmina femmina F per quanto riguarda l'attacco dell'antenna, e poi proseguiamo per il Allora, resto. Una volta che abbiamo inserito il connettore F, vedete, femmina femmina, andiamo ad affare adesso il polo centrale per la ricezione. Allora, dopo aver preso il cavo d'antenna e tolto l'anima centrale, praticamente dobbiamo fare una sorta di triangolo di 10 centimetri per giro per lato, poi lo andiamo a saldare e ne faremo un altro uguale, sempre da 10 centimetri, e lo andiamo a saldare sempre in questo stesso punto. Dobbiamo ottenere questo risultato alla fine del nostro famoso forma di 8 o di clessidra, come volete voi. Allora, andiamo adesso a prendere il nostro polo centrale dell'antenna e lo andiamo a inserire sul connettore F nella parte centrale. Facciamo aderire bene e poi metteremo un po' di colla qua in tutte e due le estremità. E allora, se ce l'avete, procuratevi del filo zingato, quello per fare, diciamo, per fissare anche le antenne. Questo qua praticamente dovete fare questa forma, saldarla, e poi verrà saldato anche nella parte interna, ma ne dovete fare un altro per fare il riflettore, perché questo sarà il riflettore, e dobbiamo fare un altro nella parte bassa, quindi due uguali, uno qua e uno qua. Allora, amici, guardate, siamo dentro casa, siamo a pian terreno praticamente, quindi a piano terra, come si suol dire. Io ho preso il mio misuratore di campo professionale. L'antenna che ho realizzato, vedete, praticamente abbiamo fatto dei fori per la base riflettente e l'elemento centrale. Abbiamo messo anche il coperchio nella parte di sopra, vedete? Coperchio, la parte centrale e il riflettore. Abbiamo collegato l'antenna, la colleghiamo adesso allo strumento, abbiamo zero. Guardate adesso. Inserisco l'antenna. Abbiamo già praticamente un segnale non proprio forte, però sufficiente a far vedere la televisione. Guardate, signori, abbiamo praticamente una ricezione del televisore, vedete il misuratore di campo, io l'ho installato, e vedete cosa ho fatto? Ebbene, amici di Saper Fare, ovviamente questa è un'antenna fatta così, senza considerazione del caso, quindi fatta in una maniera veloce, soprattutto senza prendere misure appropriate per fare appunto una cordatura giusta, però era solo per farvi vedere che realizzando alcune semplicissime cose si può realizzare una piccola antenna che non avrà un grosso guadagno, ma vi permette di vedere il canale digitale del terrestre, cioè specialmente se siete in città, la cosa addirittura è ancora molto meglio.
Bene, avete visto tra l'altro che funziona addirittura dentro casa, dentro i nostri muri. Spero che questo video vi sia piaciuto, condividete ovviamente questo video con i vostri amici, iscrivetevi al nostro canale YouTube Saper Fare, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati ai nuovi video. Ciao a tutti!